Ha snobbato l'australiano, fatto sta che ha commesso errori incredibili, errori che gli sono costati l'eliminazione. Allora nelle due semifinali vedremo l'australiano Carey Hall, campione nazionale in carica, e il nostro Gorinelli, eccolo con il commissario tecnico Valentini. Nell'altra un altro australiano, Stephen Tate, che nell'88 è stato campione del mondo della specialità battendo proprio il nostro Gorinelli. Il suo avversario, il francese Fabrice Collat, che è passato professionista quest'anno dopo aver dominato il tandem insieme a Magnier per 3 stagioni. La pista misura 285 metri e 714, una pista velocissima, una pista in legno, una pista sfortunata. Oggi ci sono state 2 cadute che hanno costretto i carpentieri a lavorare a lungo per rimettere in sesto questa pista. Sono 15 i titoli in palio, i campionati mondiali sono iniziati ieri, si concluderanno domenica. Il primo titolo è stato conquistato, quello del chilometro con partenza da fermo, è stato conquistato dallo spagnolo José Manuel Moreno in 1:03:826, alla media il 56:402. Medaglia d'argento per il tedesco Glücknick, medaglia di bronzo per l'atleta della Trinidad Samuel, 4° il francese Magnier, 5° il sovietico Kirichenko, 6° il nostro Capelli, ha soltanto 17 anni, è uno juniores, ottima la sua prestazione, 1:05:750. Ed ecco il gigantesco Hall, l'anno scorso rimase coinvolto in un gravissimo incidente, fu costretto al ritiro proprio nel corso della prima giornata, si è preso una grandissima rivincita eliminando quello che era considerato da tutti il grandissimo favorito. Sono 428 gli iscritti in rappresentanza di 33 paesi, 88 i professionisti, 5 i titoli in palio, velocità, inseguimento, mezzo fondo, Kering individuale a punti, 264 i dilettanti, 7 i titoli, velocità, inseguimento individuale, inseguimento a squadre, mezzo fondo individuale a punti, tandem, chilometro da fermo, 76 le atlete in gara per 3 titoli, velocità, inseguimento e individuale. Sfortunatissima la nostra Simona Muzzoli, che era l'unica azzurra selezionata per la velocità, infatti in allenamento è rimasta coinvolta in una caduta e ha riportato la frattura di una clavicola. Il punto sul velodromo, Vittorio Aderni. Ma è una pista molto veloce, è una pista che hanno già battuto dei record, l'hanno dimostrato anche in questi giorni gli inseguitori tedeschi facendo una media strepitosa. Anche il chilometro, questo Moreno che ha sorpreso, però è andato molto forte, il nostro Capelli, 17 anni, quindi con poca esperienza, ma certamente una grande volontà. Ecco in questo momento la partenza di Gorinelli, che è costretto a guidare per un giro intero dovuto al sorteggio, poi dopo il primo giro può effettuare l'eventuale surplus se lo vorrà fare. Questa pista era balzata alla notorietà nel l'88, il 21 maggio dell'88, proprio su questa pista Moser conquistò il record dell'ora indoor con 50:644. Allora eccoci alla prima semifinale, questa sera verranno assegnati 2 titoli, quello della velocità professionisti e quello dell'inseguimento dilettanti, una finale tutta tedesca tra Lehmann e Glöckner. Seguiremo dopo le semifinali anche i quarti di finale della velocità dilettanti, dove è impegnato il nostro Paris che l'anno scorso conquistò il titolo mondiale del tandem insieme a Capitano. E passa a condurre Carey Hall. Sempre alla ribalta i velocisti australiani, una delle scuole più importanti, anche se gli australiani si sono sempre fatti notare non solo per la loro potenza, per la loro abilità, anche per le scorrettezze. Sì, certo, credo che sia dovuto al fatto che corrono spesso in pista con americano, handicap e gare del genere, quindi imparano molto presto il mestiere, non solo quando arrivano al professionismo, ma già nei dilettanti hanno una scuola che ha tutto da insegnare ai nostri, certamente anche per coraggio e per determinazione. Questo corridore che vedete con gli occhiali ha dimostra la sua struttura fisica, la grande potenza, al dispetto di Gorinelli che è molto più snello, ecco Gorinelli che lo controlla molto bene. È una pista che ha dato già dei pareri abbastanza anche contrari, chi dice che è difficile rimontare, quindi partire in testa può essere già
una buona prova per il successo, chi invece riesce a rimontare anche standard ruota con direi furbizia e potenza, come hanno fatto alcuni, tipo il nostro Pares e anche Golinelli. Furbizia e potenza, ecco, queste sono le doti fondamentali per Golinelli. So, ha detto, di affrontare atleti molto più potenti di me, ma vedrò di sopperire a queste mie carenze fisiche con l'intelligenza e con quella invenzione che mi ha sempre caratterizzato. Ruota posteriore lenticolare per Golinelli, che scatta. È stato un momento di indecisione. Golinelli ha stretto un po' nello scatto l'australiano, che sta rimontando, ma Golinelli, e Golinelli si aggiudica questa prima prova della semifinale. 11.43 il tempo sugli ultimi 200 metri, con una media di 62.992. C'è stato un attimo di suspense, infatti Golinelli non sapeva bene se scattare o rimanere, perché Tate sembrava alzare il braccio per chiedere l'intervento della giuria. Più che altro è che Golinelli è scattato al momento giusto, quando anche l'altro era in piedi sui pedali, quindi lo ha appena sfiorato, toccato, lo ha messo in difficoltà, che poi